Lo stato di salute delle aree interne italiane e le politiche da adottare per ottimizzare il flusso di denaro pubblico destinato ad esse è stato il tema di un confronto che si è tenuto nel Gran Sasso Science Institute in occasione della presentazione del quinto rapporto sui comuni 2023. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale e dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Parlare di questo tema è essenziale in un momento in cui entra nel vivo la fase di messa a terra del PNRR, uno dei programmi di investimenti più importanti promosso nel secondo dopoguerra. Nel corso dell'incontro sono state illustrate anche le strategie nazionali dedicate alle aree interne, assieme a quelle definite per le aree interne dal PNRR, ma sono stati affrontati anche temi che riguardano le criticità nelle aree interne, ad esempio, come rivelato dalla professoressa Faggiana, direttrice dell'area delle scienze sociali del Gran Sasso Science Institute, c'è un'eccessiva frammentazione. Secondo me è la cosa sulla quale dobbiamo puntare di più adesso, perché in passato abbiamo sempre investito dei soldi senza poi in realtà sapere se queste misure funzionavano oppure no. Ci sono delle criticità nel PNRR per le aree interne, ad esempio vengono definite in modo molto diverso a seconda della misura, per cui c'è un po' di frammentazione anche nella definizione di queste aree interne. Monitorare, raccogliere dati, vedere cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, in quale capitolo di spesa è fondamentale, quindi dobbiamo raccogliere dati adesso per riuscire poi a valutare bene se e quali misure hanno funzionato e quali invece non hanno funzionato. Il ministro della coesione territoriale PNRR, Raffaele Fitto, ha inviato un messaggio ai presenti ringraziandoli per la discussione e il confronto sempre utile su tematiche di grande interesse. Il tema che voi affrontate oggi è un tema molto importante che riguarda chiaramente l'ambito delle deleghe di mia competenza, ma che riguarda anche le scelte che il governo sta mettendo in campo. Vorrei preliminarmente fare un riferimento che spesso viene sottovalutato, ma che invece è molto importante, che è quello relativo al fatto che il primo ministro Giorgia Meloni ha deciso all'inizio di questa legislatura di mettere insieme le deleghe del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, delle politiche di coesione e degli affari europei. Una scelta che vede queste responsabilità assegnate alla mia persona, ma che ha un significato molto chiaro, perché indica una strategia. La strategia è quella alla quale stiamo lavorando, che è quella di valutare nel dettaglio gli aspetti collegati alle necessità di implementazione e modifica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al tempo stesso riallinearlo utilizzando anche lo strumento che la Commissione Europea ha messo a disposizione, cioè il REPowerEU, per poter creare un capitolo implementare e soprattutto per riallineare questi programmi alle politiche di coesione 2021-2027.